un libro, anzi una storia, io credo che sia prima di tutto un'immagine. Sono abituato a concepire i miei libri sempre partendo da un'immagine. Resto qui lo dimostra ulteriormente, nel senso che io ho un'immagine per ogni mio libro, una sorta di matrice primordiale. Il campanile che galleggia sull'acqua ancora adesso mi sembrava proprio che contenesse, fosse una specie di bandiera, di monito che salvaguarda una storia. Sotto l'acqua, sotto questi moniti, sotto queste immagini ci sono le storie, e forse un po' come dice Ungaretti, l'autore, lo scrittore, proprio chi si immerge e le restituisce poi alla luce.